Noi facciamo cin cin col nostro pezzo di pizza. Alla salute di Davide e di tutti coloro che ci stanno guardando, mi raccomando, reputation, questa è la cosa più importante. In questa puntata di Insiders siamo a Napoli e andiamo oggi a fare due chiacchiere con uno dei brand che è stato eletto da qualche anno la migliore pizza del mondo e che in periodo di pandemia, invece di chiudere i propri locali, sta continuando ad aprire locali in tutto il mondo con una formula particolare. Ci sono secondo me diversi spunti interessanti per chiunque faccia impresa o per chiunque abbia voglia di investire. Vai, allora, come fa? E qua c'è il re della pizza napoletana che sta mangiando la pizza. Che stai mangiando? Stiamo mangiando la pizza al bar. C'è il libro. Davide Ippolito è sempre con noi e tutti i giorni sulla mia scrivania. Quindi proprio per farvi capire l'affetto che mi lega a questa persona, c'è il libro qui. Quindi, ma di che dobbiamo parlare? A Piazza Duomo a Milano ci sta la Mondadori, no? E c'era il libro in vetrina, cioè fu una cosa veramente incredibile vedere la storia della nostra famiglia, eccetera, veramente nella vetrina a Milano di Piazza del Duomo, fu veramente un'emozione. Questo libro è molto bello, che è un sacco comunque di economia, reputation, eccetera, eccetera, ma questo praticamente c'è il tavolo un po' che tu lo metti, oppure stai stanco, magari stai un attimino un po' così, guarda. Cioè lo metti qua, ci metti la testa, così, e ti rilassi un attimo. Quindi è veramente multitasking, diciamo, può fare tante cose. C'è una mosca? Esatto, scacci la mosca col libro. Cioè, c'ha tanti usi che si può fare. Tutti questi premi, Alessandro. Ma tu non fai manco le pizze? Non le so neanche fare, io queste qua le ho fatte fare al bar. Alessandro non ha fondato l'antica pizzeria Michele. È una delle pizze più famose a Napoli, si fa la coda, dopo lo vedete perché poi andiamo a mangiare, c'è la coda sempre. È una pizza che nasce in una situazione di dopoguerra, cioè l'intuizione di fare solo due pizze, che erano le pizze dei più poveri, la margherita e la marinara. Ma qual è stata invece l'intuizione? Per certi versi Alessandro è un po' casuale. È stata quella di dire, ma forse questo brand da Michele è così forte che possiamo aprirlo nel mondo. Ma tutto è nato quando un giapponese è venuto a mangiare la pizza nel 2011, che ha visto la coda, ha visto la gente lì fuori, è entrato, ha mangiato la pizza, si è innamorato, ha chiesto se lui poteva replicare questa pizzeria in Giappone. Mi potete cedere i diritti d'immagine? Alla cassa che c'era mio cugino Alfonso, lui si è spacciato per un trader internazionale di pizza e ha detto certo, noi lo facciamo già, le passo il nostro dipartimento internazionale, che ero io, che ero qui in ufficio, che io faccio il commercialista, quindi... Quando me lo passò, mi disse, guarda, qua ci sta un giapponese, adesso te lo mando allo studio. Lo studio mio dista tipo 10 minuti a piedi praticamente alla pizzeria, e in questi 10 minuti che questo giapponese veniva allo studio, io su Google praticamente ho cominciato a vedere franchising, come si fa, che cos'è, eccetera, eccetera. E quando si sedette questo giapponese avanti a me col suo interprete, convinsi questo giapponese che noi eravamo una società che faceva già questo di lavoro. Facemmo questo contratto, lo firmammo. Dopodiché il giorno dopo cominciò il problema. Allora iniziamo a capire noi chi siamo e che cosa praticamente facciamo. Quindi iniziai ad andare dagli spedizionieri internazionali, andai a Capodichino, entrai nel primo ufficio di spedizioni internazionali e dissi, scusate, come si fa a portare il fior di latte in Giappone? Perché io non sapevo assolutamente nulla. Quindi credo che ad oggi siamo ciò che ci spacciavamo di essere 10 anni fa, diciamo lo siamo oggi, ecco, quindi... Qual è la grande lezione che uno può imparare di business, che poi è la verità, cioè a volte uno si arma per partire di grandi idee imprenditoriali, business, e poi falliscono miseriamente, quando invece le cose... Bisogna mettere a regime le cose che ti capitano e che hai davanti. Assolutamente sì. L'umiltà e la semplicità sono sempre le cose più importanti. Sono le cose che poi alla fine pagano sempre. Posso, vai ragazzi, mo che abbiamo fatto i seri, mo ci hanno mangiato pizza. Ciao, ci rivediamo. E quindi uscendo dallo studio andiamo verso la pizzeria. Andiamo verso l'antica pizzeria da Michele, 10 minuti a piedi praticamente da qui. L'aneddoto interessante, uno dei motivi per cui la pizzeria ha sempre una grande fila, è anche essere apparsa in maniera un po' da protagonista nel film Mangia Pregama. Sì. Sono innamorata, sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua, che ti prende? Non posso. Come
piacerebbe. È una pizza margherita a Napoli, è un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. E poi manco lo volevate fare, cioè all'inizio non volevate far usare la pizzeria. Addirittura sì, mio zio Antonio non voleva che sta troupe della Cina di Hollywood, poi una produzione diciamo americana, non voleva che venissero in pizzeria a girare le riprese del film. Lui non conosceva Julia Roberts, questa è la cosa comica, no? La produzione televisiva, la produzione del film, dovettero pagarci. Cioè, già dice, viene Julia Roberts in pizzeria, devi pagare tu, ovviamente. Perché loro ci pagarono, loro a noi. Questa fu una, cioè, questa è una cosa che se veramente la racconti, la gente non ci può credere. La gente pagherebbe centinaia di migliaia di euro per infatti, avere Julia Roberts in pizzeria. Infatti si fa product placement, che è una delle cose che funziona di più nel cinema. Perché location diventa parte di un film, parte di un film attira turisti. A New York ancora oggi c'è il locale cazzo delicatesse, esatto. Questo ha contribuito poi alla nascita del mito, ovviamente, l'antica pizzeria Michele. Da lì una stuola di hip, gli ultimi sono Leonardo DiCaprio, ho visto la foto. Sono andati a Hollywood, finirono di girare The Irishman. E poi infatti c'è tutta la troupe del film di Irishman, questi attori. E in tutto il mondo comunque poi attira il mito, continua a attirare e ad attivare Pierre. È venuto da allora, dopo Julia Roberts, sono venuti anche altri personaggi. È venuto Forest Whitaker, il premio Oscar qui a Napoli, è venuto Jude Law. È venuto Oliver Stone a mangiare la pizza qui. Siamo quasi arrivati, è prestissimo perché a mezzogiorno già c'è la coda, vuol dire la pizzeria dentro piena. Sì, sì. Dentro la pizzeria è piena, adesso ci andiamo a mangiare la pizza. No, è un trattamento reale perché solitamente, seppure venisse il presidente Biden, comunque fa la fila, invece io sto qua Alessandro, non faccio entriamo, la fila. Entriamo e passiamo tranquillamente, serenamente, anzi non diciamo l'alta voce. La cosa che interessava era capire come il modello di business si nasconde dietro l'antica pizzeria Michele in the World, perché fondamentalmente credo sia stata una dei pochi, chiamiamoli, franchise che addirittura durante questo periodo di pandemia ha aperto sedi e ha previsto tante aperture. In effetti praticamente il nostro modello di business è questo qua, vedi, mangio, se ci fossero anche le acciughe sarebbe veramente proprio il massimo, sarebbe la morte sua, come dicono a Verona. Devi parlare col proprietario. Dovrei parlare col proprietario. Come il brand da Michele è molto forte, qui muto un po' degli argomenti che ho preso da un amico mio, un libro suo di recente, si chiama Davide Ippolito. Quindi la reputazione del brand Michele è veramente molto forte e molto importante, quindi identifica Napoli, identifica la tradizione, sia l'avventore, sia il cliente, sia l'imprenditore che vuole investire. Pizzeria da Michele e fa subito un sorriso, cioè subito diventa entusiasta, subito lo vuole fare. Tutti si sentono un po' proprietari di Michele, perché diciamo Michele è di tutti, Michele è democratico, l'antica pizzeria Michele è la pizzeria più trasversale che esista. Le prossime aperture saranno a brevissimo, la prima apertura sarà il 21 gennaio, torneremo a Roma, dove siamo già presenti con due locali a Flaminia Eur, andremo a Tuscolana, a Viale Spartaco. Poi ci sarà l'apertura, poi ci trasferiremo tutto in Saudi Arabia e andremo tutti quanti a Jeddah per aprire la terza pizzeria in Arabia Saudita dopo Al Khobar e Riyadh, avremo anche Jeddah. E poi ci saranno delle aperture in Italia che saranno nell'ordine in sequenza, avremo Trieste, avremo Genova, avremo Torino, avremo Lecce e poi Bari, fino ad arrivare all'estate dove dovrebbe teoricamente aprire anche New York. E quindi chiudiamo. Che si aggiunge a Los Angeles. Che si aggiunge a Los Angeles, che già c'era. Un imprenditore, cioè, che si vuole proporre per aprire una pizzeria, che tipo di selezione fa? E quindi come si può candidare a un'opportunità del genere, laddove ci fosse la possibilità di un mercato? Deve essere sicuramente un amante della pizza, deve essere un amante della napoletanità. Queste sono cose alle quali noi teniamo molto, ma soprattutto deve avere i soldi, questa è la cosa più importante. No, sto scherzando, diciamo, si fa subito amicizia, se le cose possono, diciamo, combaciare, si entra a far parte non della rete, della grande famiglia praticamente di Michele, nella quale siamo tutti quanti un po' membri di questa famiglia, ci vogliamo un po' tutti quanti.